Ci troviamo a Serignano in compagnia del sindaco, il quale ha chiesto gentilmente la nostra presenza in riferimento all'articolo apparso sul nostro quotidiano online Passerpinia, pervenuto dall'ex sindaco. Sì, ci tenevo alla vostra presenza per chiarire alcuni aspetti di questa vicenda dir poco vergognosa, di questi attacchi e di queste continue calunnie da parte del mio predecessore. Sinceramente non se ne può più. Sono stato costretto a rivolgermi alla magistratura, che sta facendo il suo corso, perché non si può infangare un'istituzione, una persona, solo per lo sfizio di togliersi qualche sassolino dalla scala. Io sono per il confronto democratico, sia accetto anche le critiche da parte di chi non condivide il nostro percorso, però tutto ha un limite. Io sono per la dialettica, ma non sono per le calunnie. Quindi ho chiesto un vostro supporto, perché è giusto che i cittadini sia di Serignano che della Passerpinia conoscano la realtà delle cose. Qui, fino a prova contraria, non abbiamo avuto nessuna condanna, stiamo lavorando con enormi sacrifici e quindi non posso certamente accettare di essere trattato come un delinquente. Sindaco, tra i punti contestati in particolare il mancato introito dovuto ai canoni non versati, a dire dal suo predecessore, in riferimento alla casa di cura di riposo da poco inaugurata. Sì, mi è fatto molto piacere che mi avete posto questa domanda, perché è un altro aspetto che voglio chiarire. Voglio spiegare sia al mio predecessore, che fa finta di non saperlo, ma soprattutto voglio spiegare ai cittadini che questa gestione, l'attuale gestione, è in essere solo dal mese di aprile. Per quanto riguarda che ha prelevato una società che sta lì da 2 anni, che non aveva pagato, perché il nostro contratto prevedeva che iniziava a pagare dal momento che avesse l'autorizzazione. La società Olimpia ha avuto l'autorizzazione dall'amministrazione nel mese di ottobre. E allora da lì che scatta il contenzioso. E tra l'altro vi voglio anche dire che la nuova gestione sta pagando regolarmente, anzi ha pagato anche con un mese di anticipo, ha pagato anche già a giugno. Quindi è l'ennesima calunnia che si cerca di mettere in giro ad arte per confondere le idee ai nostri cittadini. Sindaco, sempre in riferimento alle accuse che sono pervenute dal suo sempre predecessore, si parla anche dei mancati contributi dati alle società locali di calcio e è un contributo abbastanza diciamo grande per l'ultimo evento fatto qui a Serignano. E nulla praticamente si contesta il fatto che questi contributi vengono dati solo per alcune manifestazioni e non per le attività locali che vengono svolte, in particolare quelle sportive. Ma questa è un'assoluta falsità, perché noi dobbiamo distinguere i contributi per la promozione del territorio e i contributi per il campo sociale. I contributi per il campo sociale si possono dare in tanti modi. Non è detto che esiste solo il contributo economico, esiste il contributo della logistica, della messa a disposizione del campo sportivo. Abbiamo tentato in tutti i modi di favorire lo sviluppo dello sport qui a Serignano, mettendo veramente delle cifre irrisorie per chi si va a allenare. Ma io non riesco a capire, non si lamentano, tra l'altro, i presidenti delle squadre di calcio, si lamenta lui, che perché poi? Perché evidentemente non ha più su che cosa appigliarsi. Per quanto riguarda la manifestazione del Borgo Antico, oggi questa manifestazione, che non è sicuramente tra le più importanti del panorama dell'Irpinia, questa manifestazione ci consente di portare migliaia di visitatori, di far conoscere la nostra
zona, quindi non vedo il motivo per la contestazione. Una manifestazione come questa, in altre realtà, faccio un esempio, Mercogliano, Serino, Atripalda, costano mica 3.000 euro. Una manifestazione come questa, in altre realtà, pagano 20.000 euro. Quindi cioè, sta fuori dal mondo, cioè non sa nemmeno i costi effettivi di una manifestazione del genere che porta migliaia di persone quando viene a costare realmente. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Cioè qui si parla dell'effimero, si parla tanto per uscire sul giornale. Io sono esterrefatto per queste dichiarazioni, quindi sto assolutamente con la coscienza a posto. Poi c'è stato pure, dobbiamo dire anche altre cose, negli anni scorsi non ho avuto la possibilità di dare un contributo, l'ho fatto quest'anno. Perché andiamo a vedere solo quest'anno? Perché non andiamo a vedere che negli scorsi anni hanno continuato questa manifestazione pur senza il contributo del Comune di Sirignano? Quindi è chiaro a tutti che la sua è solo un atteggiamento pretestuoso.